Qual è il contesto storico e culturale nel quale si compie la formazione di Kant? Beh, Kant è nato ed ha vissuto, è nato nel secolo XVIII ed è vissuto fino ai primi anni dell'Ottocento, e cioè il contesto nel quale lui è cresciuto è il contesto della età dei lumi. Praticamente Kant, la filosofia di Kant è il compimento della filosofia dell'illuminismo, e lui è stato fortemente influenzato dalla pretesa generale dell'illuminismo di sottomettere ogni questione al giudizio, al tribunale della ragione, soprattutto naturalmente le questioni di etica e politica da una parte e della religione dall'altra parte. Questo, diciamo, è il movimento nel generale nel quale la filosofia di Kant si iscrive. D'altra parte, per essere più dettagliati, Kant è, come noto, cresciuto e vissuto tutta la sua vita a Königsberg, la città della Prussia orientale tedesca, e è stato molto formato dal pietismo protestante che esisteva in questa città. È stato molto influenzato da esso. In un certo senso la sua filosofia, se da una parte si richiama alle pretese dell'illuminismo, vuole anche tentare di fondare certe idee fondamentali del cristianesimo protestante, come era vissuto a Königsberg. È ben nota la frase della seconda prefazione della Critica della ragion pura, che Kant voleva limitare la ragione per dar spazio alla fede. Per quanto riguarda la struttura politica, naturalmente Kant ha vissuto sotto il despotismo illuminato e l'assolutismo illuminato dei re prussiani, prima di tutto Federico II, per il quale Kant ha avuto una grandissima ammirazione, ed è stato suddito fedele dell'assolutismo prussiano, anche se dall'altra parte lui favoreggiava, come ben noto, la forma di Stato repubblicana, e perciò ha salutato con entusiasmo lo sviluppo, l'inizio della Rivoluzione francese. Vi è qualcosa nel contesto familiare, diciamo nella costellazione psicologica di Kant, che può essere rilevante da raccontare? Guardi, io personalmente sono molto scettico per quanto riguarda l'analisi psicologica di un pensatore. Io credo che un pensatore grande proprio perché riesce a elevarsi al di là dei limiti psicologici che sono quelli dell'uomo comune, e la grandezza di un filosofo consiste proprio nel fatto che in lui viene sviluppate idee universali. Ma naturalmente si può dire che certi limiti della filosofia di Kant sono deducibili dal fatto che lui viene da una famiglia medio borghese. Il padre era Sattler, non so come si dice in italiano, quello che fa le selle per i cavalli. Ah, un sellaio. Era un sellaio, il padre era un sellaio, e naturalmente Kant viene da un ambiente di una certa piccola borghesia. E come noto lui non ha mai lasciato Königsberg, ha vissuto tutta la sua vita, tutti i suoi 80 anni in questa città, senza lasciarla più di un raggio, credo, di 10 o 20 chilometri. Non ha avuto nemmeno interesse, per esempio, ad andare a vedere i grandi laghi della Prussia orientale, non molto lontani da casa sua, e questo dà una certa provincialità alla sua filosofia. Come noto, Kant non era sposato e ha vissuto la vita di un grande erudito senza molto impatto, si potrebbe dire, con la realtà, ma insegnando soprattutto alle università, alla sua università. Kant era contemporaneo di grandi personaggi, di grandiosi scienziati come Newton, Laplace, Lavoisier, Alessandro Volta, Galvani, Spallanzani, Fahrenheit. Ecco, qual è l'influenza delle scoperte scientifiche e della fondazione teorica delle scienze, soprattutto della fisica e della chimica, sulla riflessione di Kant? Per Kant si può dire che la scienza moderna è stata una delle esperienze più fondamentali per il suo pensiero, e cioè la pretesa di validità assoluta che lui vedeva nella scienza del suo tempo. Kant era convinto che la fisica newtoniana era definitivamente vera. E allo stesso tempo, grazie alla critica di Hume all'empirismo, lui era arrivato alla conclusione che tale validità non poteva essere fondata su una base empirica. E perciò per Kant il problema si poneva: come è possibile fondare la validità della scienza, che ha avuto tanti successi, su una filosofia che possa avere le stesse basi di scientificità che noi diamo alla scienza? Infatti, secondo Kant,
la fisica è diventata una scienza con gli esperimenti di Galilei e di Torricelli, e lui vendica la prima critica, la pretesa di essere la prima filosofia scientifica, in quanto anch'essa riesce a incamminarsi sulla strada giusta che porta a una base definitiva. Non è abbastanza strano che in effetti Kant, soprattutto quando lo si studia a scuola, sia, come dire, ricordato soprattutto per la critica della ragion pratica, cioè per come se fosse quasi ed esclusivamente un filosofo morale, mentre in realtà, da quello che lei sta dicendo, Kant è stato prima di tutto un filosofo legato alle grandi scoperte scientifiche del suo tempo, uno scienziato teorico in qualche modo. Beh, io direi che la grandezza di Kant è proprio di avere tentato, anche secondo me, se secondo me in un tentativo fallito, di dare una teoria unitaria e del sapere scientifico e della coscienza etica. Questa è la grandezza di Kant, e sicuramente ambedue le posizioni che si concentrano su una delle due parti della filosofia kantiana e astraggono dall'altra sono riduttive. La grandezza per cui Kant è uno dei 10 massimi filosofi che hanno esistito è proprio questa capacità di una visione integrale del sapere, che non riduce il sapere a solo sapere scientifico o solo all'intuizione morale, ma cerca di conciliarli. Questo è il grande vantaggio di Kant. Ma naturalmente è importante rendersi conto che Kant è non solo un filosofo della scienza, ma è anche un scienziato. Kant, come noto, ha sviluppato una teoria della generazione del sistema planetario, che poi è stata sviluppata ulteriormente da Laplace, che sembra essere in gran parte vera. Nel nostro secolo, Carl Friedrich von Weizsäcker, il noto fisico tedesco, ha dato una nuova teoria della generazione del sistema planetario, che in molto si chiama la teoria di Kant e Laplace. Cioè, Kant era una persona che conosceva benissimo la scienza del suo tempo, che poteva fare anche proposte di un alto livello, e i cui lavori sono incomprensibili se non ci si rende conto dello stato delle matematiche e delle scienze naturali del suo tempo. Ecco, mi permetta una piccola diversione. Nei filosofi del XX secolo, dei grandi pensatori del XX secolo, quanti sono quelli che, come Kant, hanno avuto un approccio così rigoroso e approfondito con le scienze naturali e con le scienze in generale? Guardi, pochi, per varie ragioni. Una, naturalmente, perché le scienze nel nostro secolo sono molto più difficili che al tempo di Kant, e oggi molto più difficile per un filosofo essere al corrente dei risultati fondamentali delle scienze del proprio tempo. È sicuramente una meta che dobbiamo tentare di avvicinarsi da lontano, più non è possibile, ma è obiettivamente più difficile. E mettiamo un filosofo come Heidegger, è il classico esempio di un filosofo che non sapeva niente delle scienze del proprio tempo. Nel 27 ha scritto un libro col titolo famoso Essere e Tempo, ma in questo libro non è recepita la rivoluzione del concetto di tempo che è stata fatta dalla teoria speciale della relatività di Einstein. D'altra parte abbiamo i filosofi analitici, che conoscono assai bene le scienze del loro tempo. Penso a Wittgenstein, penso al Circolo di Vienna, pensiamo al libro di Reichenbach sulla filosofia del tempo, dello spazio e del tempo, che però, secondo me, hanno un concetto riduttivo del sapere, in quanto per loro l'unico sapere razionale è il sapere scientifico, e non riescono a dare una teoria, diciamo, del sapere morale o del sapere filosofico che fonda le teorie scientifiche, perché non basta dare una teoria del sapere scientifico, bisogna avere anche una metateoria che fonda la propria teoria del sapere scientifico. E questo manca totalmente nella filosofia analitica del secolo XX, e, come avremo ancora occasione di osservare durante queste interviste, manca già in un certo senso approfondito in Kant stesso. Perciò Kant in un certo senso può essere considerato il padre della filosofia analitica. Ecco, Kant è vissuto, dicevamo, durante l'illuminismo, cioè durante un'epoca in cui gli uomini hanno cominciato a chiedersi il perché di qualunque cosa, e la sua filosofia prende appunto il nome di criticismo. Ecco, perché criticismo? Beh, la idea centrale della filosofia kantiana è di sottomettere, come già dicevo, tutto al tribunale della ragione, e cioè di analizzare pretese di validità e analizzare se queste pretese di validità sono legittime o no. Queste pretese di validità non solo si trovano, secondo Kant, nella
ragion teoretica, in quanto per esempio le scienze hanno evidentemente una pretesa di validità riguardante il mondo della natura, ma si rivolge anche alle pretese della validità del sapere morale, delle istituzioni politiche che si richiamano a determinati concetti morali e politici, e naturalmente anche alla religione. La filosofia di Kant vuole dunque determinare se tutte queste varie pretese di validità che riscontriamo nell'ambito della cultura umana possono essere fondate o devono in verità essere limitate e chiaramente circoscritte a solo alcune sfere della realtà. Kant afferma di aver apportato alla metafisica una rivoluzione analoga a quella di Copernico nell'astronomia. Che cosa voleva intendere con questo? Sì, Kant crede di essere il Copernico della filosofia e vede il terzo che unifica la sua filosofia con la rivoluzione astronomica di Copernico nel fatto che ambedue sono intenti a far valere un cambio di prospettiva. Prima di Copernico gli astronomi credevano che il centro del mondo dovesse essere la Terra e che il resto dell'universo dovesse ruotare intorno alla Terra, mentre con Copernico si è basati sul punto che noi osservatori siamo quelli che ruotiamo intorno all'oggetto. E così Kant dice, prima della filosofia critica si è creduto che la conoscenza si sviluppi intorno alle categorie che noi usiamo, alle categorie oggettive con le quali tentiamo di afferrare la realtà, e che queste categorie sono anteriori alla nostra coscienza. Con la filosofia kantiana, invece, noi capiamo che le categorie con le quali noi ordiniamo il mondo sono fatti dal soggetto e che è il mondo, come noi possiamo sperimentarlo, che è influenzato dalle nostre categorie. Cioè è il mondo influenzato dal soggetto, è il mondo, in quanto noi lo possiamo sperimentare, che si muove secondo le categorie del soggetto e non le categorie del soggetto secondo le strutture oggettive del mondo. Però il nostro secolo spesso è stato osservato che in verità, se si guarda sotto un punto di vista di contenuto, la filosofia kantiana è in verità una reazione anticopernicana. Perché? Perché con Copernico incomincia la svalutazione del ruolo dell'uomo nell'universo. L'uomo non è più nel centro dell'universo, ma diventa un abitante di una stella abbastanza di poca importanza nel sistema dell'universo, e questo sviluppo è in un certo senso è stato proseguito con Darwin, dove l'uomo diventa un tardo sviluppo della evoluzione delle specie. Fino a Nietzsche, che addirittura disse: l'uomo con Copernico è passato dal centro all'X. Esatto, esatto. Questo è lo sviluppo praticamente che si può vedere: l'uomo viene sempre più svalutato. Mentre la filosofia kantiana è basata sull'idea centrale che la realtà, in quanto a noi, è assolutamente determinata dalle categorie della ragione umana. E perciò, in un certo senso, lui tenta di reinstaurare l'uomo al centro dell'universo. L'uomo non è cosmologicamente al centro dell'universo, ma epistemologicamente. E la rivoluzione di Kant basa proprio su questa concezione originaria che è la ragione umana a determinare cosa può essere oggetto di esperienza, e cioè cosa può essere mondo per noi. Quindi, per riassumere, Kant è anticopernicano per quanto riguarda la collocazione del soggetto, cioè dell'uomo nell'universo, ma è copernicano perché mentre la Terra tolemaica era stabile, era statica, qui invece c'è un'attività del soggetto, cioè il soggetto si muove come si muove la Terra per Copernico. Sì, si può dire in questo senso. Cartesio e Spinoza sono due tra i pilastri della filosofia immediatamente precedente a Kant, eppure Kant non citerà molto spesso questi filosofi. Eppur tuttavia possiamo dire che esiste una continuità, uno sviluppo in Kant da quelle radici. Ecco, possiamo provare un po' a stabilire queste connessioni che Kant in qualche modo ha un po' ignorato? Sì, sicuramente il primo punto di collegamento tra
il fondatore della filosofia dell'epoca moderna, cioè Cartesio e Kant, e che tutti e due i filosofi sono interessati alla soggettività come fondamento dell'epistemologia. Per Cartesio, come noto, il principio primo di ogni conoscenza è il cogito ergo sum, il io penso, dunque sono, e cioè la base di ogni sicurezza che noi abbiamo non è, come si potrebbe credere, la conoscenza del mondo esterno, ma la nostra autocoscienza, la conoscenza del nostro essere. E questo punto di vista è determinante in Kant, in quanto anche per lui il soggetto è anteriore all'oggetto, cioè le categorie con le quali noi conosciamo non sono astratte dalla realtà, non sono frutti di un processo di astrazione, ma sono esse stesse che determinano, cioè, ciò che è realtà. Questo è sicuramente il punto principale di collegamento. Però si può dire che nella metafisica razionalistica anteriore a Kant, questo momento della soggettività, già con Cartesio e poi dopo Cartesio, è un po' sparito. In Spinoza, evidentemente, la soggettività è uno dei due attributi della sostanza divina e non si possa dire che abbia una priorità rispetto all'attributo dell'estensione. In Leibniz, naturalmente, in quanto le monadi sono coscienti o hanno almeno una certa, un certo grado di coscienza, la soggettività è presente, però è un sistema che si può chiamare oggettivista in quanto non c'è riflessione sul carattere soggettivo delle categorie. E la filosofia di Leibniz, soprattutto poi come è stata sistematizzata e sviluppata in maniera un po' dogmatica da Christian Wolff, è stato il paradigma della filosofia in Germania nel primo Settecento. Kant non è mai stato leibniziano, ma è cresciuto in un ambiente di un criticismo eclettico della filosofia di Leibniz, che però anche come criticismo che non era fondato su un grande principio, era fortemente influenzato da questa filosofia. E la filosofia di Leibniz, si può dire, è la filosofia di Leibniz-Wolff è il paradigma del tipo di metafisica che il Kant critico vuole superare. Per arrivare a questo superamento, però, è stato per lui importantissimo conoscere la filosofia di David Hume. Infatti, come noto, lui scrive che David Hume l'ha svegliato dal suo sonnellare in maniera dogmatica. Ora possiamo entrare, diciamo, un po' nella filosofia vera e propria di Kant. E la prima cosa che noi incontriamo, proprio come distinzione da tutti nota, è questa differenziazione che Kant fa tra il fenomeno e il noumeno. Ecco, che cosa sono questi due concetti? Sì, per Kant il fenomeno è il mondo come ci appare, mentre il noumeno è il mondo come noi lo possiamo pensare se non è oggetto della nostra esperienza. Kant che cosa cerca di risolvere ricorrendo a questa distinzione? Sì, il problema essenziale di Kant, si può dire, è, come dicevo già all'inizio, di voler fondare da una parte la scienza senza dall'altra parte arrivare a ciò che secondo lui è necessario risultato della scienza moderna, cioè al determinismo, alla convinzione che tutte le azioni umane sono determinate in un arbitrario punto X del tempo è già deciso cosa noi facciamo adesso e cosa sarà fatto fra mille anni. Questo, secondo Kant, segue necessariamente dal principio di causalità come è alla base delle scienze moderne. E l'idea centrale di Kant è che sì, da una parte, e questo è detto contro Hume, noi dobbiamo assumere che la causalità sia una categoria necessaria per ordinare il mondo come ci appare e per, in questa maniera, poter dare una validità oggettiva, nel senso di intrasoggettiva, al mondo della scienza. Dall'altra parte Kant dice, siccome la categoria della causalità è una categoria non astratta dalla realtà, ma che scaturisce dalla ragione umana, non è detto che il mondo nella sua vera essenza, come non è oggetto dell'esperienza, ma come può essere pensato, sia soggetto alla categoria della causalità. E cioè il mondo noumeno, il mondo non come ci appare, ma il mondo che è praticamente dietro alle apparenze,
Questo mondo, secondo Kant, non è determinato dal principio di una causalità che non è in grado di incominciare da sé una nuova serie di cause. Ecco, questo noumeno è paragonabile all'essere di Parmenide, alle idee di Platone, diciamo questa cosa in sé di cui si parla, al Dio stesso della filosofia cartesiana, ecco... No, non credo che sia paragonabile, anche se Kant stesso ha visto certi paragoni. Naturalmente c'è il momento formale che il noumeno è il mondo al di là dell'apparenza. Ma l'idea centrale di Kant è che il noumeno non può essere categorizzato, mentre le idee di Platone sono esse stesse le categorie. Cioè, le idee di Platone sono le strutture che non scaturiscono dall'esperienza, ma che ci permettono di comprendere l'esperienza. Mentre per Kant il noumeno è assolutamente inconoscibile a noi, in quanto proprio perché l'esperienza è determinata dalle categorie. L'esperienza, essendo determinata dalle categorie, che sono un atto spontaneo della ragione umana, non può darci la realtà vera del mondo. E questa realtà vera viene chiamata da Kant la cosa in sé o il noumeno. Mentre, ripeto, per Platone la realtà vera è anche qualcosa che è al di là dell'esperienza, qualcosa che è solo concepibile attraverso il pensiero, ma in maniera determinata e chiara, e in maniera categoriale. E perciò insisterei che per Platone il noumeno sono le categorie. Per Kant il noumeno è noumeno proprio perché è al di là delle categorie che ordinano la nostra esperienza. Il noumeno di Kant è assolutamente inconoscibile, non è possibile dire niente su di lui, non si può provare niente, ma nemmeno dire qualcosa su di lui, e non può essere nemmeno concepito come... Per esempio, il limite della ricerca. Si potrebbe dire, per esempio, le teorie scientifiche si avvicinano sempre più alla realtà e la realtà è il termine limite delle varie teorie scientifiche che vengono sviluppate. Ciò non è così in Kant, perché il noumeno è per principio inconoscibile a noi. Mai, anche se avessimo un'altra scienza, saremmo più vicini al noumeno, in quanto ogni scienza è basata sulle categorie ed in quanto le categorie sono frutto della ragione spontanea dell'uomo, esse ci proibiscono di conoscere il noumeno nella sua essenza. Ma allora a questo punto qual è il ruolo che svolge l'esistenza stessa di questo noumeno? A che cosa servirebbe? Esatto, il problema centrale di Kant è che siccome noi non possiamo dire niente del noumeno, in verità non potremmo nemmeno dire che non possiamo dire niente. E questo credo sia la maggiore contraddizione nella filosofia di Kant, accettare tale noumena. La ragione perché Kant ha introdotto i noumeni sono due. La ragione pratica perché Kant voleva evitare il determinismo. Kant credeva che l'unica possibilità per evitare il determinismo fosse accettare che la categoria della causalità non avesse una validità ontologica assoluta. Questo è il motivo praticamente pratico che porta al concetto di noumenon. Il motivo teoretico in Kant è un motivo... è un argomento di questa struttura. Proprio siccome Kant, contro Hume, vuol dare validità oggettiva al principio di causalità, lui dice come questa validità oggettiva non può scaturire dall'esperienza, perché l'esperienza può sempre solo provarci che qualcosa è così in questo momento, ma non può garantirci che sarà così anche domani, che è sempre stata così anche nei momenti quando non l'abbiamo guardata. Dunque Kant dice, se questa categoria non può scaturire dall'esperienza, deve scaturire dalla nostra ragione. Se però scaturisce dalla nostra ragione, se noi dobbiamo pensare, se è necessario che la ragione umana pensi la realtà in questo modo, come organizzata secondo le categorie, cosa può garantirci che la realtà dietro i fenomeni sia così? Noi dobbiamo pensare la realtà secondo il principio di causalità, ma proprio perché siamo noi che dobbiamo pensarla in questa maniera, cosa ci permette l'assunzione che la realtà sia veramente così? E siccome, secondo Kant, questa assunzione non può essere fondata, dobbiamo assumere che le categorie siano solo soggettive e non abbiano un valore oggettivo. E per distinguere la realtà oggettiva dalla realtà come ci appare attraverso le categorie e attraverso le forme dell'intuizione, spazio e tempo, Kant introduce il concetto di noumeno. Questi, direi, sono i due motivi che hanno portato Kant al concetto di noumeno.
E Kant afferma appunto che la ragione umana, dal momento in cui prende le distanze, diciamo, dall'esperienza, si trova già nel mondo della metafisica. Ecco, da questo punto di vista, affrontare la questione della metafisica è affrontare la questione del noumeno, oppure la metafisica inizia già con l'analisi del mondo fenomenico? Beh, ci sono diversi concetti di metafisica in Kant. Da una parte Kant è convinto che già per fondare le scienze abbiamo bisogno di un principio che non è basato sull'esperienza, nel senso che non è indotto dall'esperienza. Questa è l'idea centrale di Kant. Cioè, per fondare il principio di causalità noi abbiamo bisogno di argomenti che vanno al di là del fatto che noi abbiamo fatto finora sempre l'esperienza che c'è, ci sono dei fatti che accadono hanno una causa. Però Kant è del parere che per fondare questo principio noi in un certo senso rimaniamo affiliati all'empirismo, in quanto il principio dal quale lui deduce che debba esserci il principio di causalità debba essere valido è la possibilità dell'esperienza. Kant riflette sulle condizioni della possibilità di un'esperienza unitaria e attraverso questa riflessione a priorica tenta di fondare le categorie. Infatti la filosofia di Kant è stata chiamata, secondo me molto propriamente, una metafisica dell'esperienza. Kant sa che per fondare l'esperienza abbiamo bisogno di qualcosa che va al di là dell'esperienza, però questo che va al di là dell'esperienza è esso stesso fondato attraverso il fatto che riesce a fondare l'esperienza. Mentre la metafisica tradizionale, secondo Kant, non fonda per niente l'esperienza, ma tratta di entità che non hanno nessun riscontro nell'esperienza. Mentre le categorie di Kant non sono fondate dall'esperienza, ma anzi esse stessi fondano l'esperienza, ma proprio questo fatto che sono loro a fondare l'esperienza li connette al mondo dell'esperienza. E cioè in Kant bisogna distinguere la metafisica, secondo lui, legittima, che riesce a fondare il mondo dell'esperienza, e la metafisica trascendente, che tratta di oggetti che non sono più possibili oggetti dell'esperienza. Quindi possiamo, per sintetizzare, dire come si insegna nei licei, cioè che Kant si trova fra la Scilla e Cariddi dell'empirismo scettico e del razionalismo metafisico di Cartesio e cerca, come dire, un superamento o una via di mezzo con le categorie che appunto non sono né trascendenti né immanenti, ma trascendentali. Questo si può sicuramente dire, e uno dei grandi meriti di Kant è che il primo tentativo di questo ampio respiro di evitare e un razionalismo che non riesce più a spiegare perché è necessaria l'esperienza e un empiricismo che non riesce a fondare se stesso. Nonostante ciò, io non credo che la sintesi di Kant sia riuscita, ma in ogni caso è sicuramente il primo tentativo di una tale sintesi tra empirismo e razionalismo, e questa è la grandezza di Kant. Ritornando un attimo al rapporto con gli empiristi, no? Nonostante egli avesse detto di Hume che l'aveva svegliato dal suo sonno metafisico, egli li definisce anche una sorta di nomadi, nemici giurati di ogni stabile cultura della terra che rompevano di tempo in tempo la concordia sociale. Cioè, qui c'è solo il provincialismo di cui parlavamo prima di Kant o qualche cosa di più? No, credo che ci sia molto di più, perché Kant non è uno scettico e credo questa sia una delle grandezze di Kant. Io credo che i veri grandi filosofi siano stati molto raramente scettici, e se sono stati scettici bisogna sempre distinguere, esistono scettici della grandezza di un Hume, che ha fatto secondo me due scoperte che li meritano un posto d'onore nella storia della filosofia per sempre, cioè prima di tutto che le categorie, specialmente il principio della causalità, non possono essere fondate sull'esperienza, e secondo che le norme non possono essere dedotte da proposizioni descrittive. Questo sicuramente sono i due grandi meriti di Hume, ma lui ha provato qualche cosa, mentre gli scettici che oggi stanno correndo per le strade non provano più niente, ma chiacchierano soltanto. E Kant è del parere che tutti questi scettici chiacchieroni, ma anche gli altri scettici, evidentemente devono portare a una dissoluzione delle nostre convinzioni, e siccome noi non possiamo vivere insieme senza convinzioni comuni, evidentemente questo è evidente nel campo etico, ma non solo in esso, loro hanno una funzione disgregatrice nell'ambito di una società umana.
e credo che la critica di Kant allo scetticismo sia giusta, anche se Kant riconosce nella sua filosofia, della storia della filosofia, che per arrivare alla sua propria teoria era necessario passare attraverso lo scetticismo. Ma lo scetticismo è un grado dello sviluppo della ragione sul quale non bisognerebbe fermarsi. Già Hume aveva affrontato la questione dei giudizi analitici e dei giudizi sintetici. Innanzitutto vediamo che cosa sono i giudizi. I giudizi sono delle proposizioni che hanno una caratteristica peculiare ma assai importante, e cioè che sono o veri o falsi. Evidentemente non tutte le proposizioni hanno questa qualità, per esempio domande, dove sei, o esortazioni, vieni qua, o interiezioni, che bello, non si può dire che siano o vere o false, mentre un giudizio è una proposizione, per esempio 3 più 3 è 6, o questo luogo è lungo tanti e tanti metri, che è o vera o falsa. I giudizi analitici e i giudizi sintetici sono la suddivisione più importante dei giudizi, e in Kant giudizi analitici sono giudizi praticamente esplicativi nei quali il predicato non fa nient'altro che ripetere cosa è già contenuto nel soggetto. Per esempio? Un esempio sarebbe: il vino rosso è un vino, o il pesce spada è un pesce. Il predicato non fa nient'altro che prelevare, che analizzare ciò che è implicito nel concetto. I giudizi analitici sono dunque giudizi tautologici basati sul principio di non contraddizione. E cioè giudizi analitici sono, sono giudizi per la constatare la validità dei quali noi non abbiamo bisogno di un ricorso all'esperienza, ma solo di un'analisi logica della struttura di questa proposizione. E se questa analisi logica ci dimostra che la negazione di un giudizio analiticamente vero è cade in una contraddizione formale, allora noi possiamo dire che questi giudizi sono analitici e veri. Ecco, invece i giudizi sintetici? I giudizi sintetici sono giudizi sulla cui validità non si può decidere sulla base del principio di non contraddizione. Un giudizio sintetico, per esempio, sarebbe questo marmo è rosso. Evidentemente esistono anche marmi bianchi e non si può sapere a priori, non si può sapere solo da un'analisi del concetto di marmo se questo marmo è rosso o bianco o che abbia qualsivoglia colore. Ora, l'idea importante di Kant è che non esistono solo giudizi analitici che come tali sono a priorici, cioè sono basati non sull'esperienza ma sull'analisi concettuale, e non solo giudizi sintetici a posteriori, cioè basati sull'esperienza, ma che esistono anche giudizi sintetici a priori, cioè giudizi che non sono basati sul principio di non contraddizione, la cui negazione formalmente non involve una contraddizione, ma la cui validità noi dobbiamo assumere a priori, cioè indipendentemente da ogni esperienza concreta. Evidentemente il problema maggiore della filosofia di Kant, direi quasi della filosofia in generale, e se veramente esistono giudizi sintetici a priori. Si potrebbe negare questo, ed infatti una grande corrente della filosofia del secolo XX ha negato questo. Io penso al positivismo logico, all'empirismo logico, al positivismo, alla filosofia analitica in generale, per la quale esistono praticamente solo proposizioni analitiche e proposizioni sintetiche empiriche, ma non proposizioni sintetiche a priori. Qual è l'argomentazione critica rivolta verso i giudizi sintetici a priori? Beh, l'argomentazione critica è che vari dei giudizi sintetici a priori che sono stati sviluppati da Kant sono stati confutati dalla scienza moderna, o almeno sono stati relativizzati. Non si può dire che siano stati confutati letteralmente, ma non hanno la forma di validità che Kant voleva attribuire ad essi. L'esempio più chiaro riguarda la matematica.
Kant è convinto che le proposizioni della matematica sono sintetiche, cioè che non sono basate sul principio di non contraddizione, che logicamente sarebbe possibile avere anche altri sistemi di matematica, che però questi sistemi non sono possibili per ragioni intrinseche alla mente umana. Infatti lui è convinto che la matematica è fondata su quello che lui chiama intuizione pura. Ora, la logica moderna riguardante la matematica o assume una posizione logicista, che evidentemente può essere assunta solo con riguardo a certe sfere della matematica moderna, cioè assume la posizione che le proposizioni della matematica possano essere fondate sulla logica formale, e in questa maniera sarebbero analitiche. O assume la posizione formalista secondo la quale esistono vari sistemi di matematica, per esempio nella geometria, le varie geometrie non euclidee, e che la matematica non dice che determinati teoremi sono validi, ma dice solo se abbiamo determinati assiomi, abbiamo determinati teoremi. E il rapporto tra assiomi e teoremi è, come già sa Kant, analitico. Ma Kant è convinto che non è solo un rapporto ipotetico, se abbiamo gli assiomi, allora abbiamo i teoremi. Kant è convinto che è valido in maniera generale, categorica, e che cioè non può essere ridotto a una validità dipendente da un determinato sistema di assiomi. E Kant sa che per fondare questa pretesa maggiore di validità è necessario una proposizione sintetica a priori. E, come ripeto, per quanto riguarda la matematica, noi oggi ci distaccheremo da Kant. L'altro esempio fondamentale delle proposizioni sintetiche a priori di Kant sono proposizioni generali delle scienze naturali, specialmente della fisica. Mettiamo per esempio il principio che ogni mutamento ha una causa. Qui si potrebbe dire che attraverso la teoria dei quanti il determinismo delle cause è stato sostituito da un determinismo statistico, e che non è possibile dire, non solo per quanto riguarda la nostra conoscenza attuale, ma per ragioni ontologiche, che ogni evento determinato abbia una causa determinata. Se però le deduzioni di Kant sono veramente stringenti, si potrebbe dire che la pretesa di fondare sulla pura ragione delle proposizioni generali delle scienze naturali è fallita, e che una tale pretesa non è nelle possibilità della ragione umana. Ciò vuol dire che secondo la teoria della indeterminazione il caso rappresenterebbe qualcosa di irriducibile a qualunque logica e a qualunque tentativo di previsione. Oh no, questa sarebbe una interpretazione totalmente sbagliata, perché evidentemente anche se accettiamo un'interpretazione statistica, la statistica obbedisce a delle leggi. Noi possiamo esattamente dire quante particelle si comporteranno in una certa maniera. Non possiamo dire quale, ma nel gran numero possiamo esattamente prevedere il comportamento di un sistema. Mettiamo un sistema macroscopico nella fisica. E cioè è sbagliato dire che la teoria dei quanti abbia distrutto il concetto di legge naturale. Ha dato magari un concetto di legge naturale statistico. Ma vedi, in un certo senso questo vale anche poi per fenomeni molto più complessi. Pensiamo all'economia. Non è possibile prevedere per un economista se il signor X venderà le sue azioni e comprerà dei dollari nel momento attuale, ma può benissimo prevedere che, diciamo, 10% si comporteranno secondo questo criterio. Cioè, anche se il singolo il comportamento del singolo non è prevedibile, nel gran numero è prevedibile. E cioè non è che la teoria dei quanti abbia distrutto il concetto di legge, il concetto di causalità, direi l'ha modificato. E ora noi potremmo dire che Kant ha sbagliato deducendo un concetto di causalità non statistico, ma può darsi che sia ulteriormente, che anche oggi dobbiamo dire che è necessario per la ragione umana lavorare con un certo concetto di causalità che deve essere più generale di quello di Kant, ma che un tale concetto rimane un concetto a priori e che le scienze naturali non potrebbero funzionare senza un tale concetto.
Naturalmente per Kant la prima forma della conoscenza è quella sensibile. Per conoscenza sensibile noi dobbiamo intenderla con Kant come per gli empirici, cioè come una conoscenza puramente sensoriale, determinata dall'esperienza, o anche qualcosa di più? No, evidentemente con qualcosa di più, perché come Kant tende a svolgere nella prima parte della critica della ragion pura, nella prima parte che si chiama analitica, la parte estetica della ragion pura, estetica trascendentale, Kant vuole dimostrare che anche la mera percezione di dati, ancora non ancora categorizzati, non è solo basato su un atto recettivo di vari dati sensuali, ma è sempre già ordinata in spazio e in tempo. E Kant è convinto che lo spazio e il tempo sono le pure forme di intuizioni nella quale ogni dato di senso, ogni sensibile, deve apparirci, anche indipendentemente dalla categorizzazione logica. E dove si troverebbe questa intuizione pura? Cioè nella realtà o nel soggetto? No, evidentemente Kant dice, siccome noi sappiamo a priori, per esempio, che tutto quello che ci appare nel mondo, nello spazio, segue determinate leggi di rapporto, mettiamo geometrico, secondo la geometria euclidea, siccome noi lo sappiamo a priori, e non dall'esperienza, perché lo sappiamo prima dell'esperienza, allora lo spazio e il tempo non possono essere delle strutture della realtà, ma devono essere strutture con le quali la nostra mente informa, per così dire, la realtà. La realtà ci appare, secondo queste strutture, come mettiamo un esempio un po' banale e un po' fuorviante, ma spesso usato, il mondo ci apparirebbe tutto verde se avessimo degli occhiali verdi. Kant è convinto che lo spazio, le leggi del nostro spazio, siano anche le leggi non del mondo in sé, non del mondo noumeno, ma del mondo come può essere oggetto di ogni esperienza, anche dell'esperienza scientifica. Quindi lo spazio e il tempo hanno un valore puramente soggettivo, anche se universale. Esatto, hanno un valore soggettivo, ma per tutti gli uomini, non per tutti gli esseri razionali, mentre le categorie per Kant sono necessarie per ogni essere pensante, anche se magari può avere delle forme di intuizioni diverse. Lo spazio e il tempo sono necessari solo per gli uomini che hanno queste forme di intuizioni, cioè Kant accetta la possibilità che esistano altri esseri razionali con altre forme di intuizioni, per i quali magari spazio, gli oggetti non appaiono nello spazio e nel tempo, mentre secondo lui il principio di causalità è valido per ogni essere razionale, non per la realtà in stessa, ma anche, mettiamo, per altri esseri razionali che però possono avere un sistema intuitorio molto diverso dal nostro. Ecco, questa intuizione pura di spazio e tempo, l'intuizione è qualcosa che Kant colloca tra la conoscenza sensibile e la ragione, l'intelletto, oppure è qualcosa che appartiene all'una delle due o a nessuna delle due le supera? No, appartiene assolutamente a nessuna delle due. L'idea centrale di Kant è che si trattano di facoltà irriducibili all'una all'altro. E in questo Kant si distingue dalla metafisica prima di lui. La metafisica prima di lui diceva che l'intuizione era nient'altro che un concetto confuso. E questo viene molto criticato da Kant. Secondo lui ci sono due tronchi della nostra conoscenza, l'intuizione e la conoscenza logica, che sono assolutamente irriducibili all'altro, almeno per noi. Magari, dice Kant, loro hanno una radice comune che però a noi rimane necessariamente sconosciuta. E Kant non è per niente del fatto che la intuizione sia una forma deficiente, mettiamo, della categorizzazione logica. È la stessa intuizione di Cartesio del cogito ergo sum? No, per niente, evidentemente, in quanto la intuizione di Cartesio è basata sulla immediatezza della autopresenza dell'io, mentre le intuizioni, lo spazio e il tempo non giocano nessun luogo in questo ambito, mentre la intuizione di Kant tratta proprio dello spazio e del tempo e dell'esperienza del dato sensibile anche di noi stessi, perché per Kant noi abbiamo due forme di esperienza: l'esperienza esteriore, gli oggetti fuori di noi, che ci appaiono nel tempo e nello spazio,
e abbiamo esperienza di noi stessi, delle nostre emozioni, dei nostri sentimenti, che ci appaiono solo nel tempo. Però le due intuizioni sono rivolte a qualcosa che non è l'io puro che è immediatamente conscio di se stesso. Se si vuole vedere dove nel sistema di Kant il cogito ergo sum praticamente sopravvive, sarebbe nell'io penso come l'unità della percezione, ma sicuramente non nel sistema delle intuizioni. Kant confuta la conoscenza fondata sull'esperienza perché se essa ci dice qualcosa sul passato, questa esperienza non ci permette di stabilire se una legge varrà anche per il futuro. Può darsi anche che domattina svegliandoci un corpo cada, invece di cadere non cada più, per esempio. Ecco, questa critica all'empirismo arriva fino ai nostri giorni e il filosofo viennese Popper utilizza la stessa argomentazione per dimostrare che non esistono verità assolute, ma si possono solo fare congetture per il futuro. Kant a suo tempo pensò di poter risolvere questo limite della conoscenza umana. Quale fu il ragionamento di Kant? Sì, il punto che unisce Kant e Popper è che ambedue sono convinti che la induzione non funziona se è basata o sulla logica formale o sull'esperienza. Il problema dell'induzione è questo. Noi abbiamo fatto l'esperienza finora che, mettiamo, i corpi cadano, gravitino. Perché dovrebbe essere così anche domani? Cosa può fondare questa nostra supposizione? Sulla base di logica formale, questa supposizione non può essere fondata, perché non c'è nessuna contraddizione in assumere che fino ad oggi il mondo abbia avuto queste caratteristiche e che domani ne abbia delle diverse. Sulla base dell'esperienza, nemmeno può essere confutata, nemmeno può essere legittimata questa assunzione, perché l'esperienza è evidentemente solo quello che abbiamo esperienziato fino ad oggi e non può dirci niente su quello che sarà domani. Dunque, la nostra convinzione che il mondo sia regolare, che il mondo si comporti sempre nello stesso modo, ha un nocciolo razionale. Hume è convinto che la induzione non funzioni e che noi non siamo in grado di dedurre legittimamente dall'esperienza del passato che anche in futuro debba essere così. Cioè noi per induzione intendiamo un ragionamento che va dal particolare al generale. Sì, dal dire, o anche diciamo da un particolare ad un altro particolare, dal particolare del passato al particolare del futuro. Dal dire, siccome fino negli ultimi anni era sempre così, sarà così anche domani. Ora, questa nella filosofia del Circolo di Vienna si è ritentato di fondare l'induzione come metodo necessario per arrivare a una teoria delle scienze. E Popper è un critico dell'induzionismo, Popper anche lui è convinto che tutti i tentativi di fondare l'induzione sulla logica, anche su una logica probabilistica, o sull'esperienza, sono falliti. Lui crede di risolvere il problema in questa maniera. Secondo lui, dal fatto che, mettiamo, i corpi sono comportati così in una certa maniera finora, non segue che si comporteranno così domani. Popper ora dice, bene, ma una teoria che descrive le leggi note fino ad oggi di un sistema della natura, che non è stata ancora confutata fino ad oggi, deve essere presa più sul serio che una teoria che dice, mettiamo, che i corpi non gravitino. Una tale teoria che dice i corpi non gravitano è stata confutata. L'altra teoria non è stata ancora confutata, e perciò, siccome non è stata ancora confutata, noi dobbiamo agire in maniera razionale, se vogliamo agire in maniera razionale, dobbiamo agire secondo questa teoria non ancora confutata. Cioè, secondo lui, non è possibile mai verificare una teoria, perché non è possibile fare l'induzione, ma è possibile falsificare una certa teoria che dice, per esempio, i corpi non gravitano, può essere falsificata, e allora la teoria che rimane e che finora non è falsificata, ma che magari potrà essere falsificata nel futuro, è la teoria alla quale dobbiamo attenerci. Kant invece è convinto che almeno grandi parti della scienza del tuo tempo siano universalmente valide. Non solo non siano state falsificate fino ad oggi, ma non possono essere falsificate per principio. E Kant, per fondare questo, sviluppa la sua teoria delle proposizioni sintetiche a priori. Se alcune proposizioni della nostra ragione ci obbligano ad assumere certe nozioni nell'ambito della filosofia naturale, allora
queste nozioni sono valide necessariamente, non possono essere confutate dall'esperienza perché esse stesse rendono possibile l'esperienza. Questa è l'argomentazione di Kant. Quindi le proposizioni sintetiche a priori servono ad uscire da questo vicolo cieco, cioè esatto, a fondare una scienza che non abbia come presupposto l'esperienza. Sì, a fondare... No, non la formulerei così. Le proposizioni sintetiche a priori servono a fondare una scienza che evidentemente deve essere in relazione con l'esperienza, ma in una maniera che l'esperienza non potrebbe mai dare. La maniera della fondazione non deve essere empirica, ma naturalmente la scienza è sempre in relazione con l'esperienza per Kant. Anche se la pretesa di validità universale della scienza non può essere fondata sull'esperienza. Ora, noi oggi generalmente crediamo che Popper abbia più ragione di Kant, perché diciamo, molte teorie dell'epoca di Kant sono state confutate. La teoria newtoniana oggi non è più valida, solo valida in un certo ambito, diciamo se abbiamo velocità abbastanza basse, ma è stata superata dalla meccanica, da una parte relativistica, dall'altra parte la meccanica dei quanti, le teorie dei quanti. Ora, perciò tendiamo a dire non esistono proposizioni sintetiche a priori e tutto tutte le proposizioni sono empiriche, alcune sono confutate, alcune no. Io credo però che anche se magari Kant ha sbagliato in accettare che esistano determinate proposizioni sintetiche a priori, abbia ragione in ammettere che debbano esistere alcune proposizioni sintetiche a priori nell'ambito delle scienze naturali, almeno molto generali. Mettiamo la proposizione sintetica a priori che esistano leggi della natura. Perché? Ritorniamo a Popper. Popper è convinto che col suo falsificazionismo noi riusciamo a dare una risposta razionale perché, per esempio, se dobbiamo scendere da un grattacielo, è più razionale prendere l'ascensore che saltare dalla finestra se vogliamo arrivare sani sulla Terra. Ora, la teoria che saltando da una finestra del grattacielo si arriva sani sulla Terra è stata confutata fino ad oggi, indubbiamente. Però potremmo assumere una teoria che dica fino al momento attuale ci sono tali leggi naturali che saltando da una finestra ci rompiamo, spezziamo il collo. Dal momento attuale in poi ci sono altre leggi naturali che fanno che saltando dalla finestra arriviamo benissimo sulla Terra. Una tale teoria evidentemente non è stata ancora confutata, perché la parte che va dal punto di oggi in poi non è ancora stata empiricamente confutata. Anche logicamente è una teoria consistente, non c'è nessuna contraddizione in questa teoria. Contraddice solo se siamo convinti che ci siano leggi stabili nel mondo. Ma come possiamo fondare questa convinzione? Abbiamo prima visto che non è possibile fondarla sull'induzione, non è possibile fondarla sulla logica formale, e nemmeno è possibile fondarla in maniera falsificazionistica, perché dal fatto che finora ci siano state leggi naturali, non segue che anche domani ci siano leggi naturali. E cioè, secondo me, anche il falsificazionismo di Popper non ci spiega perché è più razionale avere fiducia che ci siano leggi naturali del mondo. Per fondare questo, abbiamo bisogno di proposizioni sintetiche a priori. E sebbene io rimproverei a Kant che ha creduto di poter determinare in maniera troppo ristretta determinate proposizioni sintetiche a priori, insisterei che almeno questa proposizione sintetica a priori nell'ambito delle scienze naturali deve essere accettata che esistono leggi naturali. E appunto queste leggi naturali però non sarebbero leggi insite nella natura stessa, ma sarebbero comunque leggi, come dire, del pensiero. Questo sarebbe la posizione di Kant, ma come lei sa, da Kant in poi l'idealismo kantiano è chiamato idealismo soggettivo perché è convinto che siccome le leggi fondamentali della natura non possono essere estratte dall'esperienza, esse debbano essere imposte dalla soggettività. L'idealismo di Kant è un idealismo soggettivo in quanto dice e perciò loro sono solo leggi della nostra mente, non della realtà nella sua essenza. L'idealismo oggettivo dopo Kant invece è convinto che le leggi della nostra ragione siano allo stesso tempo le leggi della realtà. Questa è la posizione che avremo poi in Hegel. Io personalmente credo che Hegel abbia ragione, ma in ogni caso con Kant e con Hegel
riconoscerei che è impossibile fondare la nostra fiducia che esistono leggi della natura sull'esperienza, che dobbiamo fondarla su un atto a priorico e che poi il punto che dobbiamo ulteriormente discutere e analizzare è se le leggi del nostro pensiero siano solo leggi del nostro pensiero o abbiano anche una validità ontologica. Ritorniamo al procedimento di Kant nella sua analisi della conoscenza. Egli ci parla di tre fattori della conoscenza, cioè la sensibilità, l'intelletto e la ragione. Ecco, parliamo di questi tre fattori. Sulla prima abbiamo già detto, la sensibilità ha due aspetti, l'aspetto recettivo del materiale dei sensi che ci viene dato e l'aspetto spontaneo, l'aspetto che viene praticamente informato dalla soggettività stessa e che sono le pure intuizioni di spazio e tempo. Per quanto riguarda l'aspetto dell'intelletto, l'intelletto secondo Kant è quella facoltà che dà le categorie e che ci permette di concettualizzare la nostra esperienza. Anzi, la nostra esperienza è solo esperienza se è già stata concettualizzata. Diciamo che ci permette di concettualizzare il materiale sensibile. Attraverso le categorie. Possiamo dire, per esempio, che questa è una cosa che noi, della quale noi abbiamo esperienza. Che questa è una cosa che è causa di quest'altra cosa su effetto, eccetera. L'intelletto, ripeto, dà le categorie. Categorie che però sono sempre in relazione con degli oggetti, con delle cose che possono diventare oggetti dell'esperienza. Anche se la pretesa di validità universale delle categorie non può essere fondata sull'esperienza, per Kant le categorie sono solo categorie se possono essere interpretate in maniera sensibile attraverso lo schema trascendentale. La ragione, invece, tratta di concetti che vanno al di là di ogni possibile esperienza, Dio, mondo e anima. Concetti che esprimono totalità che, come tali, non possono mai essere oggetti di esperienza. Io posso dare un caso concreto, una istanza della legge che un mutamento ha una causa, anche se non posso fondare con questa istanza la legge stessa, ma posso esemplificarla. Dio non posso esemplificarlo con nessun concreto fenomeno. E questo distingue le idee della ragione dalle categorie dell'intelletto. Ecco, quindi provando a riassumere, la conoscenza sensibile è quella che avviene con i sensi, in cui c'è un aspetto materiale dato dagli oggetti stessi che ci informano della loro esistenza, sì. Un aspetto formale che è dato dalle intuizioni di spazio e tempo che sono soggettive, diciamo. Sì. Nell'intelletto abbiamo anche qui un aspetto materiale e un aspetto formale che è dato dalle categorie. Sì. Ma nella ragione non abbiamo più un aspetto materiale, abbiamo soltanto un aspetto formale. Esatto, esatto. Non c'è più niente, non c'è più qualcosa che corrisponda nell'esperienza alle idee. Questo è esatto. Ecco, allora la matematica, per esempio, a quale di questi tre domini appartiene? Beh, secondo Kant all'intuizione pura. Cosa che potrebbe sorprenderci, noi potremmo avere l'opinione che in verità la matematica è una sottospecie della logica, ma questa non è l'opinione di Kant. Proprio perché Kant è convinto che le proposizioni matematiche sono sintetiche e non analitiche, lui dice non è possibile fondare la matematica sul principio di non contraddizione, ma bisogna avere una pura intuizione, e questa intuizione deve essere pura e non empirica, perché sennò la matematica non potrebbe essere una scienza a priori. Kant è convinto, come già dicevo, che le proposizioni della matematica sono prima di tutto proposizioni sintetiche e poi siano proposizioni a priori. Noi potremmo avere oggi una posizione opposta. Potremmo dire le proposizioni della matematica sono analitiche, cioè è valido solo il nesso tra assioma e teorema. E in questo caso la intuizione diventa superflua. Si tratta di una storia meramente logica. La logica dice che se è valido il postulato delle parallele, allora il triangolo ha una somma di 180 gradi. Mentre se abbiamo altri assiomi, sono validi altri teoremi corrispondenti. Kant invece è convinto che è solo possibile la geometria nella quale è valida il principio il postulato delle parallele di Euclide. Perché? Lui dice, per fondare questo noi non possiamo fondarlo sull'esperienza, perché evidentemente se fosse fondato sull'esperienza la matematica non sarebbe una scienza a priori, noi potremmo escludere che domani, misurando il mondo, arriveremmo a un risultato diverso di 180 gradi. Non può essere fondato sull'esperienza, non può essere fondato sulla logica, allora deve essere fondato sulla intuizione pura.
Ora, per quanto riguarda l'intelletto, abbiamo parlato di un aspetto materiale che è quello dato, diciamo, dall'esperienza e l'aspetto formale dato dalle categorie. Sì. Queste categorie, però, dice Kant, hanno un carattere trascendentale, cioè, come dicevamo prima, non sono né immanenti né trascendenti. È un po' difficile cercare di capire la collocazione di queste categorie, sì, cioè sono nella nostra testa, sono innate, perché sono uguali per sì, tutti noi, quali sono queste categorie? Sì. È molto importante vedere che il problema delle categorie in Kant non ha da fare con il problema genetico. Kant non si interessa della questione, anche se ha avuto un'opinione riguardante questa questione, ma non è assolutamente importante per la sua teoria da dove vengono le categorie, sotto un punto di vista genetico. Kant non crede che le categorie siano innate, Kant crede che le categorie vengano stimolate nel loro sviluppo da esperienze concrete. Ma il problema di Kant non è da dove vengano le categorie, perché anche se le categorie fossero innate, potrebbero essere lo stesso false, potrebbero esserci innate delle idee false. E cioè, la questione se le categorie sono innate o no, per Kant non è rilevante. La questione di Kant è se le categorie sono valide sotto un punto di vista oggettivo e teoretico. E per rispondere a questa questione, l'analisi della genesi di queste categorie non serve a niente. E credo che Kant abbia ragione. Anche se noi sappiamo se le categorie, per esempio, mettiamo un esempio banale nell'ambito dell'etica, noi abbiamo degli istinti etici innati, evidentemente, ma potrebbero essere falsi lo stesso, possono essere prodotti dell'evoluzione e sulla loro validità in questa maniera non si decide nulla. E Kant distingue la tradizionale questione se abbiamo idee innate o no, come viene discusso da Cartesio, dalla questione se le categorie sono valide o no. E per Kant le categorie sono valide perché la ragione, se vuole avere delle esperienze, deve avere queste categorie come i concetti che ordinano la nostra esperienza. Noi non potremmo avere un'esperienza unitaria, ordinata, che è in relazione col focus unitario della nostra soggettività che si articola nell'io penso, se non ci fossero le categorie a unificare la pluralità dell'esperienza. Questa è l'idea di Kant. E le categorie, ripeto, in quanto scaturiscono dalla soggettività, non sono empiriche, non sono immanenti, ma non sono nemmeno trascendenti in quanto loro devono essere applicate all'esperienza. La loro fondazione non è l'esperienza, bensì la possibilità dell'esperienza, ma il loro uso è nell'esperienza concreta. E perciò loro non sono al di là dell'esperienza come le idee, ma sono prima dell'esperienza in quanto rendono l'esperienza possibile. E trascendentale in Kant vuol dire questo, non al di là dell'esperienza, ma anteriore all'esperienza. Ma ripeto, anteriore non nel senso genetico. Kant non dice che noi abbiamo sviluppato nella nostra mente prima le categorie e poi facciamo delle esperienze, ma nel senso logico che per identificare un'esperienza come tale abbiamo bisogno di un set di categorie. La seconda parte della dottrina degli elementi, Kant la definisce logica trascendentale. Ecco, innanzitutto, che differenza c'è fra questa logica trascendentale e la logica formale? Beh, su questo abbiamo parlato poco tempo fa. Kant è convinto che non è possibile fondare la scientificità della scienza e la unitarietà della nostra esperienza solo sui principi della logica formale, perché la logica formale non ci permette fondare i principi sintetici, le proposizioni sintetiche a priori, che sono la base di ogni esperienza unitaria. E quali sono i principi della logica formale? Beh, i principi classici della logica formale, oggi se ne userebbero altri, sono il principio di identità, A è uguale A, il principio di non contraddizione, non è possibile che una cosa sia allo stesso tempo e nello stesso luogo A e non A, e il principio del terzo escluso, non è possibile che non è possibile che non sia vero né A né non A. Ecco, invece la logica di Kant perché è trascendentale? È trascendentale, come dicevamo prima, perché lei è la logica, cioè è la teoria dei concetti che rendono possibile non genericamente il pensiero astratto, ma l'esperienza. È trascendentale in quanto essa fonda la possibilità di ogni esperienza. Quindi la logica formale per Kant, diciamo, è una logica che è chiusa in se stessa, è esatta in se stessa, ma non ci permette però di fare conoscenza delle cose? Esatto, la logica formale tratta dei mondi possibili, ma non tratta del mondo reale del quale noi possiamo avere esperienza.
Con logica formale è benissimo compatibile che il principio non che il è benissimo compatibile un principio che dice che possono accadere mutamenti senza nessuna causa. Sarebbe possibile compatibile con logica formale, non però con i principi della logica trascendentale di Kant. A questo punto, se l'intuizione sensibile è il fondamento dell'esperienza, il fondamento della conoscenza, perché Kant a questo punto non potrebbe essere considerato un materialista ed è invece un idealista? Prima di tutto, Kant è in un certo, la posizione di Kant rispetto all'empirismo è veramente molto differenziata. Ti potrei persino dire che Kant è il più empirista di tutti gli empiristi, proprio perché Kant ha capito che non è possibile fondare l'empirismo solo sull'esperienza. Kant vuole fondare, prima di tutto, la validità del mondo dell'esperienza, ma per fare questo, lui sa, abbiamo bisogno dei principi a priori. Non è possibile fondare, come dicevo prima, la validità delle nostre convinzioni che abbiamo un'esperienza unitaria solo su singole esperienze che abbiamo fatto. Ma queste categorie di cui parla Kant sono praticamente le stesse di cui aveva già parlato Aristotele. Qual è la differenza fra le categorie di Kant e le categorie di Aristotele? No, non è vero che le categorie di cui parla Kant sono le stesse di quanto parla Aristotele, ci sono differenze molto importanti. E Kant rimprovera, come noto, Aristotele che lui ha raccolto le sue categorie in maniera rapsodica senza avere nessun principio per organizzarle. Il problema è che anche Kant non ha un vero principio per ordinare le proprie categorie, lui le desume dalle forme di giudizio che venivano trattate nella logica del suo tempo, dicendo che deve esserci una relazione tra il sistema delle categorie e il sistema delle forme del giudizio, e arriva a quattro gruppi di categorie, che questi quattro gruppi sono strutturati in maniera triadica: le categorie della quantità, della qualità, della relazione e della modalità. E queste categorie sono differenti da Aristotele, in quanto Kant non si stanca a ripetere che possono essere usate solo in relazione all'esperienza, mentre Aristotele usa le categorie evidentemente anche applicandole a entità che sono al di là dell'esperienza. Questo è il punto centrale che fa le categorie di Kant più empiristiche che le categorie della tradizione anteriore a lui. Kant è convinto che non è possibile applicare, per esempio, le categorie al concetto di Dio, perché Dio non è oggetto di esperienza, mentre Aristotele evidentemente applica le sue categorie al concetto di Dio o al concetto di mondo. Le categorie di Kant si distinguono da quelle di Aristotele non solo per quanto riguarda questo aspetto che dicevo prima, più empirico, che le categorie possono essere applicate solo a oggetti dell'esperienza, ma anche si distinguono per quanto riguarda il carattere soggettivo. Siccome le categorie, secondo Kant, non possono essere estratte dall'esperienza, devono essere poste dal soggetto. E in quanto poste dal soggetto, esse non garantiscono di carpire l'essenza della realtà, ma sono solo forme della conoscenza del soggetto. Non hanno un valore ontologico, mentre Aristotele è convinto che le categorie sono anche determinazioni dell'essere in quanto essere. Ecco, per Aristotele la conoscenza deduttiva era appunto una conoscenza che andava da questo generale, diciamo, ontologico al particolare concreto. Per Kant adopera la formula deduzione trascendentale. È la stessa deduzione di Aristotele? No, questa è una domanda molto importante. Per Aristotele intende sotto deduzione il tirar fuori certe proposizioni da altre, per esempio proposizioni particolari da proposizioni più generali. Questa sarebbe nel senso della deduzione logica. Il problema di Kant è di giustificare la conoscenza. Lui, quando sviluppa il concetto di deduzione trascendentale, distingue la questio iuris dalla questio facti. La questio facti, per esempio, nel campo giuridico sarebbe: uno è in possesso di una cosa, e la questio iuris è: è sua legittima proprietà, o se magari se l'è rubata, o magari se l'è solo imprestata. Cioè, la questio iuris è se questo rapporto fisico di possesso è legittimato e se è proprietà. E nello stesso senso si può dire, nella filosofia, nella gnoseologia, la questio facti è: la gente dice di avere certe conoscenze, di avere certe categorie, e la questio iuris è: ma queste categorie sono legittime? È veramente giusto sottoporre la nostra esperienza a queste categorie? E il problema di Kant è di analizzare come queste categorie possano essere valide universalmente
e necessariamente anche se non possono essere indotte dall'esperienza. Questo è il problema della deduzione di Kant. E l'idea centrale, la figura argomentativa che Kant usa è che le categorie sono necessariamente valide, perché senza di esse noi non potremmo avere un'esperienza unitaria. E fino ad ora noi abbiamo parlato di queste categorie come categorie soggettive, cioè del soggetto, dell'essere umano, diciamo. Le abbiamo paragonate anche a questi scaffali della libreria, eccetera, eccetera. Ma dove si trovano queste categorie esattamente? Cioè nell'anima, nella psiche, nella mente? Cioè dove Kant colloca queste categorie? Beh, in un certo senso, sotto un punto di vista psicologico, Kant le collocherebbe evidentemente nell'apparato conoscitivo umano, e lui non direbbe di sapere molto sulla struttura di questo apparato conoscitivo, in quanto la prima sferzata della critica della dialettica è rivolta proprio contro la psicologia razionale. Kant non dice di sapere se le nostre conoscenze sono una sostanza. Kant non sa se l'anima è una propria sostanza. Sulla essenza dell'anima Kant tace. Kant direbbe: noi abbiamo un apparato conoscitivo, e lui usa dei termini di una psicologia delle facoltà, distingue diverse facoltà che empiricamente lui analizza nel nostro apparato conoscitivo. Ma Kant insisterebbe nel dire che la questione dove sono queste capacità è poco interessante rispetto alla questione se le categorie che noi troviamo in queste capacità sono valide o no. E la questione se le categorie che noi troviamo nella facoltà dell'intelletto sono oggettive o no è assolutamente indipendente dalla natura di queste facoltà. Questa è una questione che per Kant non è rilevante, sarebbe una questione della psicologia empirica o della psicologia razionale, ma non è una questione della filosofia trascendentale in quanto scienza delle nostre conoscenze legittime. Il punto di Kant è che le categorie non hanno un luogo, o questa questione, se per esempio il loro luogo sia il cervello, non interessa a Kant. È però così che nel sistema conoscitivo di Kant, l'io penso, l'unità immediata dell'autocoscienza, è il principio di unità verso il quale tendono le categorie. Le categorie sono le strutture che unificano la pluralità dell'esperienza, e il punto limite di questa esperienza unificata è l'io penso. L'io penso, sì, di Kant ha una funzione formale e finita, oppure può essere anche infinito ed assoluto? No, l'io penso in Kant ha una funzione meramente finita, e cioè non è principio della filosofia di Kant. Praticamente si potrebbe dire che nella grande macchina del sistema kantiano l'io penso è solo una piccola valvoletta, una valvoletta molto importante. Si può dire che l'idealismo tedesco è nient'altro che tentare di fare veramente di questa valvoletta il principio della filosofia e di dedurre da questa valvoletta, da questa idea, il resto del sistema. Ma in Kant non c'è nessun tentativo di dedurre le categorie dall'io penso. Dall'io penso in Kant non segue che ci siano esattamente queste categorie e non altre. Mentre con Fichte in poi c'è il tentativo di fondare sull'io penso tutto il sistema delle categorie e dell'atto conoscitivo. E l'io penso poi in Kant ha una funzione abbastanza difficile e anche discussa nella letteratura, perché potrebbe pensare che l'io penso, che è distinto dall'io fenomenologico che noi esperienziamo, che è oggetto delle nostre esperienze, faccio l'esperienza che adesso ho sete, che sono stanco, eccetera, e si potrebbe dire che l'io penso è praticamente l'immediata presenza del noumeno, del nostro io. Questa è una interpretazione che è stata data a Kant, che l'io penso è praticamente l'io noumeno. Però naturalmente contro questa interpretazione è stato obiettato che il noumeno non è conoscibile secondo Kant, così che avremo tre io: l'io fenomenologico, che io esperienzo, l'io che esperienza e che è l'unità nella quale tutte le categorie, tutte le esperienze sono fissate, e l'io noumeno che è inconoscibile allo stesso io. Kant definisce l'io come il legislatore della natura. Però al tempo stesso egli definisce la natura, riprendendo una formula di Galilei, come la conformità dei fenomeni a certe regole. Potrebbe apparire una contraddizione questo. No, perché il concetto di natura in Kant è proprio la natura in quanto fenomeno. La natura in quanto fenomeno, cioè in quanto messa in relazione col soggetto, è
in conformità con le regole che le sono date come legge dal soggetto. La natura per Kant non è una struttura indipendente dall'io. La natura è nient'altro che l'insieme delle nostre esperienze. La metafisica è, diciamo, il punto centrale, no, di cui si occupa Kant nella dialettica trascendentale. Sì. E lo considero soprattutto un parto della ragione, cioè come un'esigenza, un'istanza che la ragione si pone, ma che poi, alla luce dell'analisi che ne fa Kant, ci si accorge che non è possibile riuscire a cogliere, a entrare con la ragione nelle questioni della metafisica, nel senso del noumeno, eccetera. Ecco, qual è il procedimento argomentativo che Kant usa per dimostrare quali sono i limiti della ragione di fronte alla metafisica? In un certo senso l'argomentazione di Kant è abbastanza banale e semplice. Se, come Kant ha dimostrato, ha tentato di dimostrare nella parte costruttiva della sua opera, dell'estetica trascendentale e nell'analitica trascendentale, se l'unica possibilità di fondare proposizioni sintetiche a prioriche è o la intuizione pura o la possibilità dell'esperienza, non l'esperienza concreta, ma la possibilità dell'esperienza, se questi sono i criteri che fondano proposizioni sintetiche a prioriche, allora tutte le altre proposizioni sintetiche a prioriche che non sono riducibili a questi due criteri sono da considerarsi come infondate. Questa è la posizione kantiana. E siccome evidentemente asserzioni sulla natura dell'anima, su Dio, sulla totalità del mondo, non possono essere ridotti né all'intuizione pura, perché l'intuizione pura non ci dà la natura di Dio e dell'anima, né alla possibilità dell'esperienza, perché per fondare la possibilità dell'esperienza non abbiamo bisogno di assunzioni globali sulla natura dell'universo, su Dio niente meno, e nemmeno sulla natura dell'anima, allora queste proposizioni sono proposizioni infondate. Kant non dice che sono proposizioni sbagliate. Kant è convinto che esista Dio, è convinto che ci sia una immortalità dell'anima, è però convinto che tali proposizioni non possono essere fondate e che possiamo avere solo una fede in loro, ma che non possiamo dimostrarle attraverso la ragione. E questo ormai dà il passaggio alla critica della ragion pratica. Quindi in pratica è come se Kant concludesse la critica della ragion pura dicendo: se noi abbiamo raggiunto un'isoletta tranquilla che è quella del mondo dei fenomeni e delle scienze naturali, se volessimo abbandonare, perché spinti da un'esigenza di trascendenza, questa isoletta, naufragheremo immediatamente. Esatto, questa è una delle immagini più belle che Kant usa lui stesso nella critica della ragion pura. Per concludere, la critica della ragion pura, Kant si trova appunto di fronte all'idea della ragione, tra queste l'idea di Dio, e lei ha detto che in pratica Kant è un agnostico, cioè non è un ateo né un credente. No, io direi Kant è un credente, però è un credente che sa che può solo credere, non può dimostrare la natura di Dio. Kant non è che dubiti dell'esistenza di Dio, Kant è convinto dell'esistenza di Dio, ma solo sulla base di una fede pratica, non sulla base di dimostrazioni teoretiche. Questo è il punto strano, se si vuol dire, della posizione di Kant, che Kant assume la validità di una fede pratica che ha lo stesso vigore di convinzione personale, anche se non si tratta di una dimostrazione teoretica. Ma nell'ambito della filosofia teoretica, secondo lui, ogni prova di Dio non è sufficiente, e lui critica le tre prove più famose del suo tempo, cioè la prova ontologica, la prova cosmologica e la prova fisico-teologica o teleologica. Nella critica della ragion pratica Kant si pone il problema dell'esistenza e della validità di leggi morali che siano universali e che siano validi per sempre, cioè abbiano un carattere, diciamo, metafisico. Ecco, qual è l'approccio di Kant e soprattutto perché egli si incammina su questa strada? Qual è il problema che cerca di risolvere come problema importante nel suo tempo? Beh, il problema importante non direi solo del tempo di Kant, ma il problema importante di ogni uomo è secondo quali norme, secondo quali canoni debba governare il proprio agire, secondo quali criteri debba comportarsi. E il problema di
Kant è che lui accetta la critica di Hume alla naturalistic fallacy, cioè al tentativo di dedurre proposizioni prescrittive o normative da proposizioni descrittive. Intendo dire questo: Kant è convinto che noi non possiamo fondare la morale basandoci su dei fatti, per esempio dicendo la morale e certe leggi della morale sono valide perché la gente è convinta che sono validi. Questo evidentemente non sarebbe un argomento sufficiente, perché spesso nella storia la gente era convinta di convinzioni, aveva delle convinzioni morali che poi sono state ritenute obbrobriose. Non so, i cannibali hanno la convinzione morale che è importante mangiare i missionari che vengono, anche se noi probabilmente siamo convinti che tali convinzioni morali non sono sufficienti. Un'altra posizione sarebbe una posizione naturalistica, dire che la natura obbliga l'uomo a comportarsi in una certa maniera. Anche questa fondazione per Kant non è sufficiente, perché evidentemente molti comandamenti della natura possono essere arbitrari e contingenti. E ora si pone il problema come fondare la morale nella ragione dell'uomo e non su fatti o su autorità estrinseche, come per esempio si potrebbe dire noi dobbiamo comportarci in una tale maniera perché la Chiesa lo prescrive o perché il re ci ha comandato di comandarci in tale maniera. Kant vuole fondare la etica sull'autonomia della ragione. Questo è sicuramente uno dei punti più alti della critica della ragion pratica, della filosofia kantiana, che lui vuole fondare l'etica sulla libertà. Deve essere la ragione stessa, la natura più intrinseca dell'uomo, a decidere secondo quali criteri noi dobbiamo comportarci e non autorità esterne a questa sua ragione. Si può dire che Kant nella critica della ragion pratica si ponga più o meno lo stesso problema che si era posto nella critica della ragion pura, cioè vedere se esistono proposizioni sintetiche a priori in maniera tale che rendano possibile l'esistenza di una morale al di fuori dell'esperienza e al di fuori di qualunque legge esterna all'uomo stesso. Indubbiamente è così che la critica della ragion pratica prosegue l'impresa incominciata nella prima critica, in quanto anche essa vuole determinare se esistano proposizioni sintetiche a priori in un altro campo della ragione. C'è però una differenza fondamentale. Come abbiamo visto, Kant vuole fondare le proposizioni sintetiche a priori o sulla intuizione pura o sulla possibilità dell'esperienza nella critica della ragion pura. Tale fondazione non è possibile nella critica della ragion pratica, perché l'imperativo categorico non è che fondi la possibilità di esperienza e né è basato sulla intuizione pura di spazio o tempo. E ciò porta al grande problema che una deduzione dell'imperativo categorico in Kant non viene data. Lui stesso dice che non è possibile dare una deduzione dell'imperativo categorico, ma si richiama a un fatto della ragione. Secondo lui è un fatto della ragione che ci sia questo imperativo categorico. Naturalmente ci sono alcuni tentativi di fondare questo principio in maniera intrinseca al sistema. Kant vede nel principio secondo il quale il nostro comportamento dovrebbe essere la base di una legge universale, un riflesso del principio di non contraddizione, e cioè anche dell'unità dell'autocoscienza. Credo che però su questa base non si possa arrivare ad alcuni comandamenti morali di una certa concretezza. Per arrivare a questi, Kant usa un'altra formula del principio categorico, che consiste nel dire che noi dobbiamo trattare ogni altro essere umano non solo come scopo, come mezzo per i nostri scopi, ma come scopo in sé. E questa formula dell'imperativo categorico degli altri esseri razionali, non solo gli uomini, ma di tutti gli esseri razionali, come scopo in sé, evidentemente trascende il mero principio di non contraddizione e trascende anche la base della filosofia kantiana, cioè l'autocoscienza, in quanto porta a una dimensione intersoggettiva. Kant credeva, sembra almeno abbia creduto, che le due formulazioni, ce ne sono varie, ma le due formulazioni più importanti dell'imperativo categorico, la formulazione basata sul principio di non contraddizione e quella su trattare altre persone come scopi in sé, siano equivalenti. Ma logicamente non lo sono. E il problema maggiore della filosofia morale dopo Kant, uno dei problemi maggiori secondo me, è di chiedersi
se questo principio può essere fondato esso stesso o se deve essere accettato come fatto della ragione, cosa che naturalmente non è sufficiente, perché se è un mero fatto della ragione può essere sempre relativizzato in maniera riduzionistica. Noi possiamo dire: noi abbiamo questo fatto della ragione perché siamo stati educati così, ma niente ci obbliga a dire che la nostra educazione abbia un grande impegno di validità. Cioè, in un certo senso, rifarsi a un fatto della ragione significa ricadere nella fallacia naturalistica che Kant voleva combattere. E perciò, ripeto, uno dei massimi problemi della filosofia immediatamente posteriore a Kant è la fondazione del principio categorico e soprattutto della dimensione intrasoggettiva che in Kant appare molto immediata, ma senza essere misurata da altre, senza essere integrata con il punto di partenza della filosofia kantiana, cioè l'unità dell'autocoscienza manifesta nel io penso della percezione trascendentale. Lei ha parlato di imperativo categorico. L'imperativo categorico è un dovere, cioè un comportarsi appunto secondo un certo criterio. Ma ci sono tanti altri precetti di comportamento, ma non tutti questi hanno il carattere di imperativo. Penso, non so, a delle massime di comportamento. Qual è la differenza fra una massima di comportamento e un imperativo categorico, secondo Kant? Beh, massime di comportamento, secondo Kant, sono strutture descrittive nella mente di una persona. Mettiamo, uno ha la massima di comportamento di arricchirsi e per arricchirsi ruba o assalisce delle banche o fa delle transazioni illecite o non paga le tasse o mettiamo tante altre cose, possibilità, e questa è stata la sua massima. La massima è il criterio secondo il quale uno agisce, ma niente garantisce che questo criterio sia legittimo o no. Uno può avere la massima di ammazzare più persone possibili, è una massima possibile. E la questione di Kant è: cosa ci permette di dire che alcune massime moralmente sono superiori ad altre? E questo porta al problema dell'imperativo categorico. Ecco, che cosa ci permette questo? Kant direbbe che il criterio decisivo è di far la prova se la nostra massima può essere universalizzata. Un esempio. Kant dice: mettiamo che io abbia la massima di salvare la mia vita, in ogni caso, anche con una menzogna. O di fare il mio interesse, mettiamo, con una menzogna. È chiaro che se tutti avessero questa massima, io non potrei realizzare il mio intento, perché se tutti mentirebbero, allora non ci sarebbe più nessuna fiducia reciproca e nessuno potrebbe credere a quello che dico. E cioè, se io mento, so che non è possibile uno stato in cui tutti mentirebbero, perché sennò la mia menzogna non potrebbe essere presa già mai sul serio. E su ciò Kant basa il suo verdetto morale contro la menzogna. Arriviamo però qui a un problema. Kant è un rigorista morale, cioè lui è del parere che le massime che non possono essere universalizzate sono immorali in qualsiasi caso. E Kant non riflette in maniera sufficiente il caso dove due comandamenti morali che possano essere fondati sul principio categorico cozzino uno con l'altro. Kant ha scritto questo tremendo articolo dove lui, contro Benjamin Constant, dice che anche nel caso che un innocente venga alla casa nostra e noi lo nascondiamo e venga poi il suo assassino a chiederci se è in casa nostra, abbiamo l'obbligo morale di dire la verità e di dire che è nascosto in casa nostra, perché secondo lui i precetti morali devono essere validi senza eccezione. Evidentemente questa posizione è stata molto presto criticata. Uno dei critici più furenti e più cinici di questa concezione di Kant è stato Hegel, in quanto secondo Hegel c'è una gerarchia di norme ed è evidente, per salvare la vita umana dobbiamo anche infrangere alcune norme morali inferiori come quella di dire la verità. Cioè, secondo Hegel, la natura dialettica della realtà nella quale viviamo porta a delle situazioni dove ci sono conflitti di norme. E in questa situazione dobbiamo agire per salvare il valore più alto e per salvare questo dobbiamo anche sacrificare il valore minore. Mentre Kant, e in questa la sua filosofia morale è astratta e non dialettica, non
tratta in maniera sufficiente il problema della, dello scontro tra due norme. Cioè, come se Kant volesse sottrarsi a dei contenuti universali delle norme, ma ricade di nuovo in una forma di dogmatismo formale perché vuole attenersi per forza al carattere formale dell'imperativo categorico. Esatto, Kant non riflette sul problema delle eccezioni. Naturalmente Kant ha un certo, ha una certa ragione, noi sappiamo tutti anche della nostra propria vita come siamo protesi a giustificare ogni eccezione, ogni cosa che si fa, e Kant aborriva la morale probabilistica dei gesuiti che ogni malefatto dava una buona scusa, c'è sempre una buona ragione per fare qualcosa di cattivo, e sicuramente paragonato con una tale morale, la morale di Kant è preferibile, perché ci vuole un criterio per giustificare l'eccezione secondo, di un comportamento secondo un comportamento morale. Quindi possiamo anche dire che per Kant non esiste, non potrebbe esistere la figura dell'uomo politico, perché l'uomo politico dovrebbe comportarsi esattamente come un uomo privato. In un certo senso è così che Kant ha una ingenua moralizzazione della politica. D'altra parte bisogna naturalmente anche dire che l'estremo opposto è ancora quello più pericoloso, ed è quello del mero cinismo, cioè che un politico fa solo il proprio interesse e giustifica quello che non si attiene alle leggi morali con giustificazioni vaghe e banali. E Kant credo abbia ragione quando dice una volta nello scritto sulla pace eterna che l'unico peccato che non può essere perdonato, secondo il Vangelo, il peccato contro lo spirito, è il peccato della persona che non in certe situazioni determinate infrange per necessità superiori dei comandamenti morali, ma che dice che siccome lui ha il potere è al di là di ogni legge morale e di ogni obbligo morale. Il credere che non esistano per niente obblighi morali per quello che ha potere politico è, secondo Kant, il peccato più tremendo che possa esistere, e credo che in questo abbia ragione. Finora abbiamo parlato degli imperativi categorici e delle massime, ma abbiamo dimenticato gli imperativi ipotetici, di cui pure Kant tratta. Infatti, l'idea centrale è: esiste un solo imperativo categorico, in varie formulazioni, ma Kant crede che sia un unico imperativo, anche se da formulazioni differenti, è convinto che siano logicamente equivalenti. Non è convinto che siano diversi imperativi, ma sono lui, anche se si sbaglia, ma è convinto che siano forme di un unico imperativo. Kant dice: imperativi ipotetici sono banali, dipendono se io voglio raggiungere qualcosa. Mettiamo, se io voglio diventare un buon prestinaio, devo studiare come si fa il pane. Ma non c'è nessun obbligo morale per ogni persona di diventare un buon prestinaio. Cioè, che io debba fare qualcosa dipende da quello che io voglio raggiungere. Un imperativo ipotetico potrebbe anche essere: se voglio uccidere la persona tal dei tali, devo saper maneggiare un coltello, una pistola, non so che cosa. Cioè, imperativi ipotetici hanno solo la struttura. Se io voglio raggiungere qualcosa, allora devo agire in tale maniera. Ma il problema filosofico centrale per Kant è: cosa io devo volere? Quali sono le mie intenzioni legittime e quali sono le intenzioni che io non posso avere? E cioè, l'imperativo categorico non si pone più alla domanda praticamente empirica di prudenza pratica, cosa devo fare per raggiungere un determinato scopo, ma si pone la domanda: quali scopi io devo prefiggermi nella mia vita? E questa domanda non può essere più risposta in maniera empirica. E quindi anche come raggiungere questi scopi? Cioè... No, questa domanda per Kant poi sarebbe una domanda empirica. La filosofia deve solo dire quali scopi noi dobbiamo raggiungere, secondo quale norme noi dobbiamo comportarci, come poi dobbiamo agire in concreto per essere in grado di raggiungere questi scopi. È una questione empirica per Kant, è una questione indubbiamente importante, e sicuramente bisogna rimproverare a Kant che lui non tratta in maniera concreta di questa questione, anche se è così che lui riconosca che qui ci sia una importanza empirica. Ma Kant tende verso una etica che si può dire una etica, non so come si dice in italiano, Gesinnungsethik contro Verantwortungsethik, la distinzione di Max Weber, la etica della mentalità contro l'etica della responsabilità. Cioè, ha un'etica di dire: basta che io abbia buone intenzioni, l'etica dell'intenzione, e anche se non riesco a raggiungere niente nel mondo, sono moralmente perfetto. E questa posizione è anche stata criticata da Hegel, e credo che Hegel abbia ragione, perché naturalmente se uno fa tutto per raggiungere uno scopo e non ci riesce
per un caso fortuito noi non possiamo condannarlo moralmente. Però se già dall'inizio diciamo basta avere una buona intenzione, anche se non raggiungiamo niente, direi che nemmeno l'intenzione è una vera buona intenzione. Cioè se uno già all'inizio si soddisfa della propria buona intenzione, questa moralità interna già mi è sospetta. Kant dice basta che io rispetto la mia intenzione e a questo punto sono sempre responsabile, cioè come se Kant fosse una sorta di irresponsabile a questo punto. C'è un momento di irresponsabilità nella etica kantiana in quanto Kant non riflette sulla necessità che il nostro agire ha delle conseguenze nel mondo reale e limita la considerazione etica alla analisi della intenzione meramente interiore della persona. Un altro problema che ha da fare in questo connesso è che per Kant noi non possiamo avere una conoscenza di altri soggetti in quanto nella loro essenza, perché i veri soggetti sono i noumeni e per noi non sono, conoscibili. E perciò il mondo reale nel quale noi agiamo e anche gli altri soggetti con il quale noi abbiamo scambi di relazioni sono meramente fenomeni. E perciò anche per questo dualismo della filosofia di Kant l'agire nel mondo fenomenico ha poca importanza e basta che la coscienza interiore sia pura, in quanto secondo Kant in essa si manifesta la essenza noumenale del soggetto. Secondo lei qual è, diciamo, la genesi antropologica di questa concezione kantiana? È un fatto religioso, è un fatto culturale? Sicuramente c'è anche un fatto religioso, il pietismo nel quale Kant è stato educato, ed infatti il protestantesimo è una confessione basata sulla importanza della interiorità. E sicuramente questo è già molto importante, paragonato con una morale meramente esteriore, che si riduce a dei riti senza nessun coinvolgimento interiore. Il protestantesimo ha questo grande merito di dire che un'azione ha solo un valore se scaturisce da un vero coinvolgimento morale. Se io non faccio una cosa perché voglio essere visto dagli altri, ma perché è il mio intimo dovere morale. In Kant però, come in certe correnti del protestantesimo, questa interiorità finisce per diventare assolutizzata e non uscire più da se stessa. Questa sicuramente è una delle ragioni. Un'altra ragione è naturalmente l'atmosfera politica nella quale la filosofia di Kant si è sviluppata, un'atmosfera per la quale è importante che il suddito ubbidisca alle leggi, agisca secondo loro e raggiunga il proprio senso di moralità nell'interiore della propria coscienza e non in una oggettivizzazione politica, ma soddisfacendoci della nostra perfetta interiore coscienza. Il rischio di questa posizione non è quello di non riuscire a capire nulla degli eventi della storia? Sì, indubbiamente c'è il grande pericolo di una incapacità di vedere le forze reali nel mondo. D'altra parte bisogna dire che Kant, proprio perché è dualista, distingue molto bene tra ciò che noi dobbiamo fare, tra ciò che succede, e nei suoi scritti sulla filosofia della storia ha dimostrato, e anche nei suoi scritti antropologici, ha dimostrato un occhio molto chiaro e realista per la natura dell'uomo e per le forze che dominano lo sviluppo della storia. Cioè non credo che si possa dire che, anche se Kant bisogna rimproverare di non essere riuscito di mediare in maniera soddisfacente interiorità e esteriorità nel campo della filosofia pratica, non si può dire che lui abbia ignorato la esteriorità, i fattori antropologici, anzi è di un realismo notevole in questo campo. Il fondamentale problema teoretico alla base della filosofia pratica di Kant è questo. Kant conosce, come praticamente tutti i filosofi immediatamente anteriori a lui, due sfere del mondo reale, omettendo adesso di parlare di Dio. La sfera esteriore dei fenomeni che noi possiamo vedere, analizzare, misurare, e la sfera interiore che è nota a noi stesso attraverso l'introspezione. Ora, indubbiamente, esiste una terza sfera nel mondo che non ha un posto nel sistema di Kant
nemmeno nel sistema di Cartesio e praticamente nemmeno nel sistema di quasi tutti i filosofi tra Cartesio e Kant, la sfera degli altri uomini. Perché gli altri uomini da una parte non sono oggetti meramente naturali, d'altra parte noi non possiamo avere una introspezione immediata dei loro sentimenti, possono diventare noti a noi solo attraverso la comunicazione. E questa sfera che fonda, diciamo, è la base delle scienze sociali, in Kant non ha fondamento. Kant tende a identificare il mondo nella sua interità con il mondo fenomenico degli oggetti della natura. E Kant non ha una teoria della conoscenza empirica del mondo formato da altri soggetti. Una conoscenza empirica che non è riducibile né alla conoscenza degli oggetti naturali né alla introspezione psicologica. Non c'è un posto nella teoria di Kant per questo. E perciò noi, per noi, gli altri soggetti, nella loro essenza sono noumeni, perciò inconoscibili a noi. E nella loro aspetto fenomenale sono fenomeni come gli oggetti della natura. L'idea che l'altro soggetto potrebbe essere una sintesi dell'oggetto naturale e della nostra soggettività a Kant rimane aliena. E Kant, ripeto, non ha una teoria della conoscenza empirica e fenomenica del mondo formato da altri soggetti. E questo è uno dei limiti basati sulla filosofia kantiana, che conosce questo dualismo tra oggetto e soggetto e non conosce la terza categoria della intersoggettività e dei fenomeni intersoggettivi. Cioè, questa è un'affermazione molto grave, come se ci fosse una sorta di disumanità in Kant? No, disumanità non è, perché Kant naturalmente quando parla dell'etica introduce senza mediazione i soggetti, e siccome non sono mediati è difficile dargli un luogo coerente nel sistema. Tutta la filosofia prima di Kant è fondata sul dualismo tra oggetto e soggetto. E se altri soggetti appaiono, i filosofi sono convinti che essi sono una sottospecie degli oggetti, anche se nella formula dello scopo in sé Kant dice non è legittimo assolutamente, sarebbe la base, la distruzione di ogni morale, trattare un altro soggetto come oggetto. L'idea di un essere che non è soggetto alla introspezione immediata che abbiamo solo nel caso nostro, ma che allo stesso tempo non è un oggetto esteriore che possiamo misurare come un oggetto di natura, non ha spazio nel sistema di Kant. Anche se naturalmente, siccome lui era una persona con intuizioni morali molto valide, tratta di questo problema, ma non ha una teoria filosofica di questo. Magari faccio un esempio della storia della filosofia. Io credo che uno dei massimi meriti del, secondo me, maggiore filosofo italiano, di Giambattista Vico, è che lui introduce una terza sfera al di là del mondo della natura e del mondo delle menti, che è il mondo che poi lui fa sussistere in Dio immediatamente, introduce la terza sfera del mondo delle nazioni, cioè del mondo delle strutture intersoggettive. Mentre la filosofia, ripeto, di Kant, di Berkeley, di Cartesio, conosce due sostanze, l'io immediato e la oggettività opposta. E la terza sostanza degli altri soggetti, che non sono sussumibili né all'uno né all'altro, e rimane aliena alla coscienza filosofica di praticamente tutta l'epoca fino a Kant e Fichte. Anche se naturalmente, in quanto è chiaro che noi abbiamo da fare con altri soggetti, il problema viene sempre trattato, ma non basato su una ontologia, su una gnoseologia adeguata. E questo è il problema massimo della filosofia di Kant, secondo me, che essa non ha una teoria empirica della conoscenza di altri soggetti e che perciò deve finire in un soggettivismo esasperato, in una etica della mera intenzione, perché non riesce a fondare il rapporto con i soggetti reali che agiscono nel mondo. E a questo proposito vorrei citare appunto una frase di Kant che mi sembra che giunga a proposito. Dovere, nome sublime e grande, che esige la sottomissione, che non porti con te nulla di piacevole che comporti lusinga. Perché, ecco, in Kant vi è questa... Beh, io credo che Kant in un certo senso abbia ragione sotto un punto di vista fondativo. Sotto un punto di vista fondativo noi non possiamo dire che qualcosa è buono perché noi abbiamo un sentimento di farlo. Molte persone hanno sentimenti brutti, anche se magari sono convinti che sono ottimi sentimenti, e il fatto che loro abbiano un sentimento che li traga a agire in una certa maniera non fonda la validità di questo. Al di là di Kant io direi però che se uno riesce a fondare
in maniera indipendentemente dal sentimento, che una determinata azione è moralmente accettabile o doverosa, e poi sente anche una affezione verso una tale azione, è molto bello. Io non sarei rigorista nel senso che direi non bisogna avere un piacere nel fare la morale, anzi persone che fanno la morale proprio perché praticamente sentono una soddisfazione personale in farla, sono sicuramente superiori, sono più simpatiche di persone che lo fanno con un enorme sforzo e contro tutte le loro intenzioni. Questo sarei d'accordo. Insisterei però che se uno agisce perché lo dicono i suoi sentimenti, può darsi che oggettivamente agisca in maniera morale, ma nella filosofia questo non è un fondamento per qualificare un'azione come morale, dicendo che uno aveva una forte passione di fare in questa maniera. E questo credo sia una superiorità della filosofia di Kant, per esempio, all'etica della compassione, diciamo, di Schopenhauer. Etica vuole fondare, l'etica vuole essere fondata su un sentimento in Schopenhauer, sul sentimento della compassione. Ma spesso, proprio se vogliamo agire bene, non dobbiamo lasciarsi trascinare dalla compassione, ed è un segno di debolezza seguire la propria compassione. Naturalmente la compassione è un sentimento superiore a, diciamo, l'invidia, alla cattiveria, eccetera, ma magari ci sono comportamenti ancora migliori della mera compassione, e sarebbe sbagliato ridurre la morale a questo sentimento. Questo dovere per il dovere esclude anche il fatto che la morale sia legata ad un fine, cioè alla felicità o alla virtù, ma diventa fine a se stessa. Per Kant, e questo credo che abbia ragione, la felicità non è lo scopo della morale. La virtù è valida anche se noi non sappiamo se diventiamo felici agendo secondo la virtù o no. Kant è anti-eudemonista, cioè Kant è convinto che un agire è morale indipendentemente dal fatto se questo agire contribuisce alla maggiore felicità di chi agisce o anche delle persone che gli stanno intorno. Mettiamo un esempio. Io non posso escludere a priori che, mettiamo, Jack the Ripper sarebbe stato infelice se non avrebbe agito come ha agito squartando le prostitute di Londra. Magari gli faceva piacere, magari sarebbe stata una persona molto più infelice se non l'avrebbe fatto. È una questione empirica e non si può, ed è ingenuo credere che l'agire virtuoso in tutte le persone porti a una maggiore felicità. Può darsi che uno ha una natura talmente corrotta che non diventerà mai felice agendo secondo i precetti della morale. Nonostante ciò, i precetti sono validi anche per lui e c'è un diritto della società a obbligarlo a comportarsi secondo questi precetti. Cioè, fondare la morale sulla felicità, secondo me, significa poi anche, naturalmente, togliere ogni universalità alla morale. Perché come facciamo a sapere che tutte le persone diventano felici agendo in un certo modo? Naturalmente io direi che nel grosso numero le persone che agiscono virtuosamente sono più felici di altre. Ma Kant critica, e adesso arriviamo alla seconda parte della critica della ragion pratica, la dialettica della ragion pratica, critica e la concezione epicurea, che secondo lui è abominevole e che riduce praticamente la virtù al piacere o alla felicità. Virtù è se io agisco secondo, se contribuisco alla mia felicità o al mio piacere, ma critica anche la concezione stoica inversa che dice agire secondo virtù garantisce immediatamente felicità. Questa concezione è astratta secondo Kant. Può darsi che io agisca virtuosamente e lo stesso sia infelice perché vivo in un mondo nel quale le persone intorno a me non agiscono in maniera virtuosa. Kant non è convinto, come gli stoici, che il sapiente virtuoso è anche felice sotto le torture. Ma può darsi che noi abbiamo l'obbligo morale di essere torturati e di non dire, diciamo, i nomi dei nostri compagni, e in questo caso dire ma quello che viene torturato è più felice che quello che non viene torturato, è una questione empirica. Magari può anche darsi che lui sarebbe più felice perché sennò avrebbe rimorsi di coscienza tremendi se avrebbe tradito i suoi amici, ma questo non è il punto secondo Kant. Alcuni precetti morali assai fondamentali, secondo me, sono al di là della riflessione se ci sia maggiore o minore felicità. Mettiamo il problema dell'eutanasia. Può darsi che ci siano delle persone che in alcuni casi sarebbero più felici, soprattutto sarebbero più felici i parenti, se fossero già morte. E su una base eudemonistica si potrebbe dire, magari anche loro sono meno felici, ma tutti i parenti che adesso sperano all'eredità, sono stufi di curarli, sperano che muoiano, allora hanno il diritto di ucciderlo, perché in questa maniera c'è il numero maggiore di persone felici che nell'altro caso. Ma evidentemente
un'argomentazione di questo genere distrugge ogni base di moralità. La gente deve tentare di essere felice, e abbiamo l'obbligo di tentare di essere felici agendo secondo le norme e tentare di facendo felici le altre persone se agiscono secondo i canoni di dignità umana. Ma non possiamo negare questi canoni di dignità umana per avere magari anche tutti un piacere maggiore. Può darsi che la gente avrebbe un piacere maggiore se si strumentalizzerebbero a vicenda, non so, in maniera disgustosa col piacere sessuale. Può darsi, ma questo non è il criterio per decidere se un tale comportamento sia moralmente accettabile o no. La dignità umana non è riducibile al criterio del piacere e della felicità. Questa credo sia una delle intenzioni più importanti di Kant, che non può essere abbandonata. Lei ha parlato di criteri e di norme, ma le norme sono sia quelle morali sia quelle giuridiche, cioè le leggi. Ora, qual è il rapporto tra morale e diritto in Kant? Sì, Kant crede che, secondo me si sbaglia, che è possibile dedurre dai principi della morale i principi fondamentali delle leggi. E che in questa maniera noi abbiamo un criterio per giudicare se le leggi di un popolo sono giuste o ingiuste. Questo è molto importante, perché se non abbiamo un tale criterio, tutti i sistemi fattuali di diritto che esistono, il diritto di Hitler, il diritto di Ayatollah Khomeini, il diritto di Stalin e il diritto, della Repubblica Italiana, hanno lo stesso livello. Sono sistemi giuridici che funzionano e sono sistemi giuridici che devono essere accettati. Kant non è un positivista legale. Lui è del parere che noi abbiamo dei criteri e dobbiamo lavorare per sviluppare il diritto secondo delle norme più vicine a quello che Kant chiama il diritto della ragione. Questo è indubbio. Però, anche se naturalmente io sono convinto che se noi abbandoniamo un tale criterio di diritto della ragione, cadiamo nel relativismo più assoluto, si può concedere che esistano dei casi storici dove purtroppo un popolo non ha ancora la maturità di agire secondo il diritto della ragione. Come anche a un bambino non si può dare la libertà di comportarsi secondo i criteri che si danno a una persona adulta con una certa dignità, perché non sarebbe in grado di usare questa libertà in maniera razionale, così si può concedere che storicamente in certi popoli è necessario avere delle forme di governo, mettiamo, che non sono secondo i più alti criteri del diritto della ragione, ma purtroppo a causa della mancanza di maturità di questo popolo sono necessari. Però direi un governo che non è, diciamo, secondo questi standard in questo popolo, è legittimo se è necessario nel determinato momento storico, ma ha il dovere morale di tentare di alzare il popolo a un livello dove se stesso non sarà più necessario.